Famiglie malestanti, sono tante le famiglie, cioè anche quelle benestanti che si dichiarano malestanti in un periodo come questo di pagamento di conti, bollette e soprattutto di note dolorosissime. Parliamo di tasi. Professor Daempoli, tra le tante tasse che noi siamo costretti a pagare, che dobbiamo pagare, quella sulla casa è sicuramente una delle tasse più, diciamo, mal digerite che ci siano, se non la più odiosa in assoluto. Qualche partito politico ha fatto le sue fortune sull'idea di non vi faremo pagare la tassa sulla casa. Ma come si regola il resto del pianeta? Cioè, la pagano tutti la tassa sulla casa o no? La pagano sicuramente in molti, la paga un paese come la Francia, anche più, diciamo, rispetto all'Italia, ma la pagano anche altri paesi notoriamente che tassano poco, insomma, i propri cittadini, insomma, sul reddito, vedi Regno Unito e Stati Uniti, e che tassano invece molto la casa. Ovviamente si tratta di sistemi fiscali diversi dal nostro, però in molti altri paesi, diciamo, si tassa. Io credo che il problema non sia tanto tassarla o non tassarla, credo che soprattutto in questa situazione sia indispensabile tassarla, credo che lo si possa fare probabilmente meglio di quanto non lo si faccia oggi, quindi il discorso della semplificazione è giustissimo e anche il discorso della certezza. Che fine faranno questi 80 euro, che sarebbero stati il viatico nelle intenzioni del governo per far ripartire i consumi in teoria? Li metteremo nella TASI, li metteremo nelle tasse? Certo, l'incertezza non è positiva, non aiuta assolutamente, quindi non credo sia appunto un problema di livello della TASI, che spesso e volentieri è decisamente inferiore per la stragrande maggioranza dei cittadini rispetto a quegli 80 euro al mese. Il problema però è l'incertezza, e quindi l'incertezza amplifica il peso della TASI sulle aspettative delle famiglie. Lei che è un docente di economia, insomma. Ma è normale che uno Stato non dia garanzia di certezza ai suoi concittadini? Insomma, com'è possibile che una persona non sappia quanto deve pagare di tasse? E questo è un malcostume che purtroppo non è di oggi, ma è di molti anni in Italia, e sicuramente su questo bisognerà lavorare molto. Anche perché se no non c'è garanzia, cioè io non vero. So se spendere o meno, se conservare i soldi, se investirli. Insomma, è una tale incertezza poi soprattutto a poche settimane dal pagamento ancora, diciamo, non si sa. Grazie a tutti i nostri ospiti. È un tema caldo, sta a cuore a tutti noi, ma...